Dottoressa Maria Angela Catogno, qui a Iravino, un'altra bellissima mostra. Questa volta abbiamo il mare come tema. Sì, questa volta proseguiamo le attività culturali dei Giardini Ravino con una mostra fotografica che ha per soggetto il mare. In particolare è intitolata Stato del Mare, in omaggio alla Scala di Douglas, per questo intimo legame che c'è tra il mare e gli stati d'animo degli esseri umani. Io sono particolarmente contenta di avere qui stasera con noi Marco Cascello, che per me è un amico, prima ancora che, insomma, una persona con cui collaboro da anni e è un amico anche di Ischia, perché attraverso la sua arte ha, come dire, raccontato il patrimonio artistico dell'isola di Ischia. Tante sono le sue attività sul nostro territorio, a partire dagli scatti dedicati ai materiali della necropoli di San Montano, di Santa Restituta, fin poi arrivare agli scatti per conto della diocesi, per le chiese, per tutto gli arredi sacri, insomma tutto quello che era giusto raccontare attraverso la fotografia. E quindi stasera, per la prima volta, noi abbiamo invece una mostra che in qualche modo racconta anche Marco. E io di questo sono veramente contenta, perché lui, diciamo, attraverso questi scatti si presenta con la sua sensibilità, oltre che con il suo valore artistico. Marco Cascello. Sì. Salve a tutti, innanzitutto il mio grazie va alla struttura che ci ospita, a Giardini Ravino e alla dottoressa Maria Angela Catogno, mia amica, con la quale appunto collaboriamo da anni, come diceva anche lei. E la mostra, questa piccola mostra in verità, nasce da questo ragionamento che ho fatto leggendo un articolo tempo fa sugli stati del mare. E il mare è un suo stato che viene appunto stabilito dalla scala di Douglas. E questi stati io li ho fatti diventare tutt'altro, li ho portati in una dimensione completamente personale, come vedete dalle fotografie, che sono state montate appunto con la mia sensibilità e con la mia, come dire, insomma, preparazione storico-artistica, sono state montate, come dicevo, come dei politici rinascimentali, quindi sono l'una, ogni immagine legata all'altra e ogni politico racconta uno stato. Che cos'è uno stato? È uno stato emotivo, è uno stato emozionale, e quindi abbiamo uno stato calmo, il mare zero, lo stato uno, che è il mare poco mosso, fino poi ad arrivare al mare, ecco appunto, mosso, con lo stato due. E quindi il mare per me diventa un motivo di espressione di che cosa? Di questi sentimenti, di queste emozioni. E sono io grato veramente a Mariangela di avermi dato questa opportunità.